Il vetro di una finestra venuto giù improvvisamente in classe, solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno fatto storcere il naso per l'ennesima volta agli studenti del liceo Carlo Troia di Andria. Non c'è più tempo, hanno invocato questa mattina i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Andriese durante un sit-in organizzato in largo torneo, le scuole crollano, noi no, hanno scritto su uno striscione, il liceo Troia merita rispetto, così come gli studenti, questo il contenuto della loro manifestazione pacifica. Con un appello alla provincia BAT. È una scuola che ha sfornato nel corso degli anni eh, persone anche di spicco, di rilievo, uno degli istituti più rinomati che non merita questo eh, trattamento. Da parte di un ente, quello della provincia BAT, che si è dimostrato ancora una volta essere un, un ente eh, tra virgolette eh, fantasma, attendiamo e continuiamo ad attendere interventi eh, strutturali che mancano da troppi anni. Eh, scendiamo in piazza dopo circa 4 anni dell'ultimo avvenimento: anche in quel caso una, una finestra si era frantumata ed era caduta nel cortile eh, durante la ricreazione. Pensate un po'. A è crollato un eh, pezzo di intonaco dal soffitto della palestra che adesso è inagibile. Una lunga serie di disagi strutturali e la necessità di intervenire quanto prima per salvaguardare soprattutto l'incolumità degli studenti e garantire loro le condizioni migliori per il proprio percorso formativo. Tra le urgenze ci sono l'impianto di riscaldamento, la sistemazione degli infissi e l'infiltrazione. Sullo sfondo anche la carenza di aule per sopperire alle tante iscrizioni. Intanto un finanziamento c'è già ma attende di essere appaltato. Per troppo tempo ci è stato detto che i soldi e i fondi non c'erano. Adesso i fondi ci sono, ci sono svariate centinaia di migliaia di euro messi a disposizione per fare questi interventi, alcuni già programmati da tempo perché la provincia Bat per la nostra palestra avrebbe anche dei eh, lavori da dover insomma, eh, compiere eh, ormai da troppo tempo. Adesso i soldi ci sono, adesso bisogna passare ai fatti. Non è possibile che in Italia si intervenga soltanto dopo che eh, si sfiori la tragedia, e questo è. È successo ormai troppe volte e non possiamo più accettarlo. Gli studenti si augurano che il loro appello non cada nel vuoto. Non voglio passare l'idea di una scuola inagibile, una scuola che resta nel miglior modo possibile, però grazie agli studenti, grazie ai docenti, grazie al dirigente, ma ecco lì dove solo le istituzioni possono intervenire si sente una chiara assenza. Si dice spesso che le, sono le scuole a forgiare quelle che saranno le generazioni future, ma questo ecco, sembra essere solamente qualcosa di teorico e non di pratico da parte delle istituzioni.